E allora rieccoci pronti in diretta per tornare ad aggiornarvi su quello che accade sui mercati finanziari, perché i mercati sono girati, hanno svoltato il territorio positivo. Il DAX è a più 0,2%, anche il FTSE MIB è a più 0, quasi più 0,3%, sopra i 19.100, mentre Francoforte è sopra i 12.008. Poi CAC 40 più 0,24%, Madrid più 0,6%, Londra più 0,1%. Questo perché Wall Street ha accelerato. Ha accelerato gli acquisti, ora siamo a più 1,3% per il Nasdaq, sì, più 1,3% a 11.220 punti, quindi si è riappropinquato sugli 11.200, che continua a essere una gran bella resistenza, quantomeno nel breve, insomma, se consideriamo dall'8 settembre in avanti, questo è il livello da superare. Lo Standard & Poor's 500 guadagna l'1% circa e ha aggiornato i massimi dal 16 settembre scorso, quindi ultime 10 sedute. Dow Jones è il più veloce, più 1,3%, siamo sopra i 27.800 punti. Il massimo è quello che non veniva aggiornato dal 18 settembre, quindi da poco meno di 10 sedute. Abbiamo l'oro sempre sopra 1.880, ma perde lo 0,6%. Il rame si è riportato sopra quota 3 dollari per libra, interessante perché questo vuol dire che il metallo rosso si conferma il metallo più performante tra le materie prime, tra metalli preziosi e metalli industriali, dato che comunque il rame può essere considerato anche prezioso in quanto, diciamo così, punta di diamante del futuro per quanto riguarda l'andamento economico pulito, elettrico e non soltanto. Abbiamo poi il palladio 2341, più 1,15, più 1% anche per il platino. L'argento, molto volatile, perde l'1,4% a 23 dollari e 8. Dollar index, ne abbiamo parlato durante il collegamento con Arduino Schenato. Beh, è sceso sotto i 94. Perché? Perché il Wall Street sta performando bene, quindi c'è un'inversione per quanto riguarda il dollaro, come spesso accade durante se gli indici vanno particolarmente bene. L'euro dollaro 1,1726 meno 0,14, euro sterlina 0,9082 meno 0,46, sterlina dollaro 1,2909 più 0,4%. Non abbiamo citato, non vi ho citato il petrolio, lo faccio adesso, più 0,9% il WTI è 39,5, 41,6 il Brent e guadagna decisamente di più, il 2,06%. Sono comunque valori all'interno della vigilia, sia per il petrolio del Mar del Nord, sia del petrolio degli Stati Uniti. Natgas 2,71 più 2,42%, grande volatilità ancora per quanto riguarda il natural gas. Perché ho detto petrolio e natural gas per ultimi? Perché siamo in collegamento con Andrea Miscia, Geoscience Exploration Expert, in collegamento con noi, esperto insomma di petrolio e simili. Andrea, grazie per essere qui con noi, ovviamente ben trovato, buon pomeriggio. Buongiorno, grazie. Perché parliamo di petrolio con Andrea Miscia? Perché cominciamo a parlare di petrolio con Andrea Miscia? Perché è insomma notizia di questi giorni del decreto del DL semplificazioni, che è stato da poco approvato dal governo, il decreto semplificazioni, e che toccano in maniera importante le questioni in ambito energetico italiano. E allora cerchiamo un po' di capire che cosa cambia, insomma, sia per chi semplicemente vuole sapere, vuole avere informazioni su quanto salirà o scenderà il prezzo della benzina, ma anche per dare qualche indicazione di più ampio respiro, insomma, per quanto riguarda quella che può essere considerata il percorso, forse che non si completerà mai, dell'indipendenza energetica da parte dell'Italia. E allora, Andrea, DL semplificazioni, che cosa succede? Allora, è stato pubblicato alla fine, pardon, a metà di settembre, quindi sono solo passate un paio di settimane, le due parti importanti, i passaggi più interessanti della politica energetica sono le disposizioni dedicate allo stoccaggio del biossido di carbonio, cosiddetto CO2, e i canoni annui per la coltivazione di idrocarburi. La parte Sì. importante è vedere se riuscirà a ripartire questo settore che per un paio di anni almeno è stato diciamo bastonato, è stato bloccato, è stato fermato, specialmente tutta la zona di Ravenna dove operano molte aziende,
con molti fallimenti, molti, diciamo che a livello economico non se la sono passata bene. Adesso con questo nuovo decreto vediamo se riuscirà un pochettino a macinare qualche chilometro il settore sia petrolifero che del gas in Italia. Ok, quindi insomma queste sono le prime indicazioni che possono in qualche modo, potrebbero in qualche modo sostenere quello che di fatto è un mercato in Italia complicato, sia sul petrolio, dicevi, sia sul natural gas. Del petrolio in realtà abbiamo già parlato, se ti ricordi, un po' di tempo fa sui motivi, per cui, sui motivi e sulle dinamiche che prevalgono sopra le possibilità di estrazione del petrolio in un territorio. E magari può essere utile ricordarlo che comunque potenzialmente potrebbe, insomma, potrebbe avviare una politica appunto di estrazione importante. Insomma, ne abbiamo di petrolio nel nostro territorio, confermi? Confermo che abbiamo petrolio nel nostro territorio, anche recentemente Shell pochi anni fa ha trovato anche un giacimento molto interessante nella zona di Varese, che è il bacino del Po, che tutti sappiamo è molto importante per il gas, e quindi pare che ci sia petrolio anche lì, cioè tutta la zona della Basilicata, anche nell'offshore, sia nell'Adriatico, su giù anche nello stretto di l'offshore della Sicilia. Adesso bisogna vedere cosa con questo decreto, cosa riusciranno a fare le varie aziende petrolifere. Anche perché, a parte il settore petrolifero dell'estrazione del petrolio, c'è anche un'altra fonte un po' meno che potrebbe, pardon, che, cioè il gas naturale che con la propria estrazione potrebbe causare, diciamo, meno problemi all'ambiente che un'estrazione petrolifera, che può spaventare di più. Quindi si Ok. potrebbe puntare anche sul gas, come stiamo parlando adesso, il natural gas. La parola spaventare mi pare di capire che non è direttamente riconducibile a effettivamente causare, nel senso che l'estrazione del petrolio, mi pare di aver capito, sicuramente genera determinate problematiche da gestire per quanto riguarda l'ambiente, ma forse queste problematiche in qualche modo, anzi sicuramente riuscirebbero a essere gestibili alla pari di altre situazioni invece che potrebbero andare al contrario a pesare molto di più. Insomma, adesso sto parlando di petrolio, poi tra l'estrazione del petrolio e l'estrazione del gas naturale magari ci spieghi tu se ci sono differenze fondamentali. Però anche sul petrolio il tuo punto di vista adesso ce lo spieghi, ma la gestione dell'impatto ambientale è comunque, perdonate la ripetizione, gestibile. Sarebbe gestibile. Sì, dalla parte dell'Italia sì, siamo sempre stati tra i migliori paesi nella gestione di potenziali problematiche, anche perché in poche parole non ne abbiamo avute molte, e questo è in Ok. parte perché siamo bravi in quello che facciamo. Ricordiamo, c'è sempre nel mirino delle persone quello che è successo nel 2010 nel Deepwater Horizon, nel Macondo, che è una concessione petrolifera nel Golfo del Messico, che c'è stata una fuoriuscita di petrolio per 87 giorni e si parla di oltre 3 milioni di barili. Ha causato delle problematiche importantissime, non solo all'ambiente, all'industria locale. E tra le quattro aziende di cui hanno dovuto diciamo, pagare la penale di quello che è successo, hanno dovuto sborsare quasi 21 miliardi di dollari. Stiamo parlando di cose molto importanti, e questo causa, detta a me, a mio personale parere, delle paure che possa succedere una cosa del genere anche in Italia. Ma da come siamo messi noi, dalle aziende che abbiamo, dalle varie pratiche di health and safety che abbiamo, io ne escludo. Ok, chiaro. Mentre sul fronte, l'hai accennato poco fa, sul fronte del natural gas, le cose potrebbero essere anche migliori, nel senso che l'estrazione del natural gas potrebbe essere ancora più agevole e metterci a disposizione un carburante, una materia prima
più green, insomma, e che quindi potrebbe incontrare meno resistenza, insomma, da parte in generale, insomma, dell'opinione pubblica e anche politica in qualche modo. Ma il gas naturale, bene o male, quando viene estratto, è già praticamente quasi già raffinato, per modo di dire, perché quando fai il paragone col petrolio, quando estrai il petrolio, quello devi appunto raffinare e creare i vari prodotti. Il gas naturale, ci sono poche elaborazioni, raffinazioni che puoi fare, quindi bene o male c'è già, chiamiamolo, impacchettato, per modo di dire. Poi adesso nel 2018 l'Italia ha consumato 71 miliardi di metri cubi di gas, di cui noi come paese di produzione domestica è solo pari a 5 miliardi. La cosa interessante è che secondo le stime dell'ufficio minerario le riserve accertate di gas sul territorio italiano ammontano a 130 miliardi di metri cubi, con un potenziale che potrebbe facilmente essere anche raddoppiato con nuove scoperte. Quindi il gas c'è, si C'è chiamano e, ecco. perdonami se ti interrompo, Sì. poi ci ricolleghiamo a quello che stai per dire, c'è, ma il problema è che non viene utilizzato, mi hai detto che ci sono scorte abbondanti, anche in maniera molto limitato nell'uso domestico, capito bene? Sì, diciamo che il gas si può usare per molte cose, però il petrolio è quello che riesce a derivare più prodotti, naturalmente. Ok, quindi insomma è anche per questo che ci sono scorte abbondanti ed è anche per questo che a livello domestico viene comunque ancora preferito di più il petrolio. Certo è che spesso ci si lamenta per inquinamento eccessivo che si va a generare nelle grandi città e anche spese forti non d'estate perché o non si sta in casa o si sta, ma diciamo, o meglio, o si tiene tutto spento o si fa andare il condizionatore, ma diciamo che le spese maggiori a livello domestico arrivano con l'inverno, insomma, con il freddo e io immagino che il natural gas possa essere utilizzato anche per il risparmio, insomma, la famosa classe A forse dipende anche da un impiego più massiccio del natural gas. Sto andando un po', diciamo, sto cercando di muovermi più o meno al buio, per cui se Ma guarda, dico una cosa interessante. castronerie, vai. Ma guardami, scusami, una cosa interessante che dico che sì, hai ragione. Quando arriva l'inverno, infatti dal 2013 fino ad oggi, per esempio, adesso non mi ricordo gli ultimi dati ancora più storici, dal 2013 ad oggi, settembre-ottobre, di solito cosa succede? Il prezzo del natural gas sale. Perché? Perché incominciamo a usarne sempre di più. Io sono in Inghilterra, oggi ci sono 13 gradi. Abbiamo già Si vede dal maglione, si vede dal attivato il maglione. riscaldamento. E quindi appunto per questo si sta ribilanciando. Con le scorte e con le scorte è facile supply and demand, e quindi appunto per questo comincia a risalire il prezzo del natural gas. Eh sì, comunque hai detto una santa verità, nel senso che tra settembre e ottobre non siamo ancora in grado di dirlo, però il mese di settembre è stata una lateralità interessante sui massimi che non venivano raggiunti da novembre 2019 e poi insomma dopo un paio di sedute di assestamento abbiamo raggiunto dei nuovi massimi a 2,98, quindi a ridosso di 3 dollari che 3 dollari sarebbe poi un nuovo massimo da gennaio 2019, quindi degli ultimi 2 anni. L'Italia dunque, diciamo che, insomma, Italia e natural gas è un'equazione che può funzionare anche meglio di Italia petrolio, oppure no? Potrebbe anche essere. Adesso bisogna vedere cosa decideranno di fare le varie aziende petrolifere, di oil and gas in Italia, grazie a questo nuovo decreto che è appena uscito un paio di settimane fa. Vedremo che passi prenderanno le aziende, quindi decideremo, non decideremo, vedremo se è stato un decreto favorevole o no. Anche perché un paio di altre cose interessanti che devono essere dette. L'altra Sì. parte interessante del decreto
parla dello stoccaggio del biossido di carbonio. Questo è molto interessante perché apre a, identi oh, pardon, a identificare e potenzialmente consegnare eventuali licenze di esplorazione e quindi di autorizzazione allo stoccaggio. No, questo qui è una parte molto interessante perché potrebbe ridurre drasticamente il CO2 che Che è CO2, contribuisce ovviamente. sì, che contribuisce a incrementare l'effetto serra. E mi Quindi pare di capire che questa via libera eventuale alla ricerca di zone insomma, potenziali estraibili sia più o meno anche, cioè tu ti occupi specificatamente di questo, insomma, Geoscience Exploration Expert, ho provato a fare una piccola, a mettere vicino le due cose, è proprio ciò di cui ti occupi tu. io quello che faccio è aiuto le aziende petrolifere a trovare sia il gas che il petrolio. Perfetto. In questo caso, con lo stoccaggio del CO2, è praticamente andare a riprendere dei campi petroliferi che sono stati praticamente utilizzati Sì, e quindi sfruttati. si sfruttati completamente, ovvero Ok. vecchi giacimenti, dove tutto ormai è esaurito e quindi chiamiamoli, esistono questi buchi e quindi andare a creare un accumulo di anidride carbonica e quindi imprigionarla nel sottosuolo invece che nell'aria, quindi che va poi appunto a causare problemi per l'effetto serra. Ok, quindi sfruttare questi giacimenti oramai non più utilizzabili per in qualche modo imprigionare e dare un'ulteriore spallata all'inquinamento in generale, insomma, sfruttandoli come caverne, insomma, diciamo, facciamo un paragone, così come magari il Certo. cattivo imprenditore mette le scorie sotto il mare, sotto il tappeto, in qualche modo le mette in una caverna, ci capita spesso anche di assistere a film e a storie TV di questo tipo, voi in questo caso cercate di utilizzare, insomma, le risorse che abbiamo naturali e per appunto migliorare la qualità dell'ambiente, insomma, in maniera a sua Certo. volta Adesso pulita. bisogna vedere, è molto interessante vedere come si muoveranno le aziende e cosa faranno, anche perché dipende molto dal prezzo del barile, del petrolio e anche del gas, perché se il prezzo del barile sale, allora c'è più spinta a esplorare, quindi perforare per cercare più petrolio o in questo momento, per esempio, più gas. Naturalmente bisogna vedere cosa succederà. Okay. Mi piacerebbe vedere, semmai riparlare fra almeno un mesetto per vedere cosa hanno deciso di fare molte aziende petrolifere. In primis c'è l'Eni e poi è molto interessante c'è l'Edison che fra un paio di 2 o 3 mesi dovrebbe cambiare bandiera e diventare greca per quanto riguarda la parte dell'esplorazione petrolifera. Beh, interessante, interessante anche poi vedere che cosa succederà come riflesso, quali saranno le reazioni poi sul mercato, dato che c'è Eni in pole position e forse le aziende aspettano un po' aspettavano questi nuovi movimenti per capire se ci sono spazi all'interno dei quali muoversi e creare un circolo virtuoso economico che faccia bene a loro e faccia bene anche al nostro paese. Io intanto ringrazio Andrea Miscia, Geoscience Exploration Expert, per aver toccato, insomma, argomenti che sicuramente al momento sono forse un po' embrionali e che diventeranno, come ha detto giustamente anche lui, tra qualche tempo, magari tra un mese, forse anche molto più attuali e non dico sulla bocca di tutti, ma quantomeno anche magari i media generalisti andranno a occuparsene. Andrea, grazie ancora, buon lavoro e mi raccomando, rimani al caldo, anche se ci sono 12 gradi. Grazie mille, arrivederci. Grazie Andrea Miscia, ancora qualche istante prima di chiudere, di lasciarvi a un altro speciale sulle commodity con Carlo Vallotto, il punto sulle materie prime. I mercati continuano positivi e probabilmente chiuderanno a questo punto in territorio positivo. Diamo un'occhiata sia al DAX sia al
FTSE MIB. Partiamo dal nostro indice. Al momento siamo a più 0,3%. Se ci mettiamo in un M15, vediamo come ci sia stato un eccoci qua, la partenza molto debole con meno 0,5%, ma subito una lateralità che poi si è andata a generare durante la mattinata tra i 19.050 e i 18.009, quindi diciamo più o meno con un supporto intorno ai 19.000. Dopodiché alle 14 c'è stata una crescita importante, poi insomma in qualche modo certificata e garantita dall'apertura di Wall Street, dai future prima e poi dall'apertura di Wall Street. I massimi di giornata sono stati toccati proprio in chiusura, a un'ora e mezza dalla chiusura della contrattazione, 19.146 punti. Per il DAX la situazione è abbastanza simile, il DAX è partita alle 9 del mattino da qui, da una partenza più moderata, poi si è creato questa candela che può essere considerata un hammer, un martello, a cui poi è seguito appunto un impulso, una spinta rialzista. CAC 40 più 0,29 e IBEX più 0,78%. Dow Jones più 1,47%. Torniamo al daily e siamo a una figura di questo tipo per quanto riguarda l'andamento grafico del Dow Jones. Standard & Poor's 3.372 punti. Adesso sì, siamo ai massimi dal 17 settembre, ma rimane comunque una gran bella resistenza, quella di 3.380 circa. Nasdaq 11.209, anche qui c'è una gran bella resistenza da superare, per quantomeno nel breve, a più 1,12%. Anche la volatilità sullo Standard & Poor's è in forte calo, meno 3,58% secondo il VIX. Petrolio 39,68, più 1,42, comunque in ripresa, ma dentro i valori della vigilia, fuori dal triangolo che avevamo formato all'inizio. Dunque, a questo punto siamo più su una figura di questo tipo, e questo significa che è in corso un'ulteriore figura ribassista, anche se appunto siamo in un trend di brevissimo periodo. Poi abbiamo il Brent a 41,82 che cresce del 2,5%, oro a 1888 dollari l'oncia, meno 0,5%, si sta quasi instaurando una lateralità adesso a partire dal 23 settembre in poi, dopo quella a cui abbiamo assistito tra agosto e settembre. Come detto, rame 301, 3 dollari per libra e 0,1 più 1,2%. Chiudiamo con le valute, con il dollar index a 93,89, euro dollaro 1,17,2 meno 0,18, euro sterlina meno 0,6%. Attenzione alla sterlina che torna a correre, 0,90,69, una gran bella candela che incorpora quella precedente. Sterlina, dollaro, abbiamo i massimi dal 21 settembre scorso, 1,29,28 più 0,5%. Grazie per averci seguito, grazie alla regia. Vi lascio a Manuela Donghi e Carlo Vallotto con il loro approfondimento sulle materie prime. Noi ci rivediamo domani mattina per l'apertura delle borse europee. Grazie per averci seguito, arrivederci.